Ecco un altro evento mondiale che si svolgerà a Gaeta, c'è il patrocinio della provincia di Latina, del comune di Gaeta, dell'Ente Parco Riviera di Ulisse e dei Viaggi di Gilroy, l'agenzia di Antonio Montella. Ecco, escursione fotografica sulla scia della Rolex Volcano Race. La regata dei vulcani, inaugurata lo scorso anno, conta ben 23 iscritti in rappresentanza di 12 nazioni per questa seconda edizione. Gli organizzatori hanno deciso di regalare un giorno di regata alla città di Gaeta, quindi la città di Gaeta quel giorno sarà praticamente invasa da giornalisti, reporter, fotografi, cineoperatori, televisioni nazionali ed internazionali. Ecco, prima di partire per Capri, passando per le isole Pontine e successivamente facendo rotta alla volta delle isole Eolie, utilizzando come boe le suggestive isole di Stromboli, Vulcano ed Alicudi, per far ritorno infine all'isola blu. Proprio durante la regata iniziale, quella nelle acque del Golfo di Gaeta, grazie a una sinergia tra il circolo fotografico Grandangolo e i Viaggi di Gilroy, con il patrocinio della provincia di Latina, del comune di Gaeta, e i Viaggi di Gilroy con il patrocinio della provincia di Latina, del comune di Gaeta, dell'Ente Parco Riviera di Ulisse, è stato possibile organizzare questo evento che permetterà a tutti gli appassionati di fotografia e di vela di seguire da vicino questa manifestazione ad un prezzo estremamente contenuto e con l'ausilio e la supervisione di un fotografo professionista esperto di vela. Allora, tu che sei un fotografo affermato, che ne pensi di questo, prima di tutto, della Rolex Cup? Beh, sicuramente è un evento che dà un lustro immenso alla città di Gaeta. Parliamo di una regata di caratura mondiale, tant'è che le brochure sono fatte solo in lingua inglese, e che dà un pregio grandioso alla città di Gaeta, affiancandola nel mondo a nomi come Stromboli, Vulcano e soprattutto Capri. Da un punto di vista fotografico, poi parliamo di barche d'altura, vela d'altura, che sono estremamente performanti, barche che raggiungono anche i 25-28 nodi di velocità, e che sono estremamente belle perché è una regata di flotta, quindi estremamente scenografica, come vediamo nelle fotografie del volantino, quindi con tutta la rocca della Gaeta medievale di sfondo. Penso che possa dar modo alle persone amanti della fotografia di sbizzarrirsi in riprese particolarmente suggestive. Questo che vai su una barca a fare le foto. Grazie all'impegno di Antonio Montella dei Viaggi di Gilroy, del comune di Gaeta, che con il Parco Riviera di Ulisse e la provincia di Latina appoggiano questo programma, abbiamo avuto la possibilità di noleggiare ad un prezzo praticamente stracciato il Modo, un gran bel veliero d'epoca che porta circa 20 persone, e questo ci offrirà la possibilità quindi di riprendere le barche da vicino. Una barca a vela, quindi che ci permetta, oltre che di fotografare, anche di vivere le emozioni, naturalmente. Certamente, non con sì, l'intensità dei regatanti, ma comunque di una barca a vela. Ecco, è la prima volta che si fa una cosa del genere a Gaeta, diciamo. Beh, la Rolex Volcano Race, no, dopo il successo scorso, dell'anno scorso, è la sua seconda edizione. Dico, questa mostra fotografica, diciamo, voi fotografi. Questo workshop, quindi sì, questo corso direttamente pratico sul campo, è la primissima volta che si tiene a Gaeta, ed è una cosa particolarmente bella, perché riprendere, quindi aver modo di confrontarsi sul campo con un fotografo professionista, ma anche con altri amanti della fotografia, fa sì che in un giorno si impari molto più
di quanto è possibile imparare magari ad un corso in aula o ad un corso che viene scaricato da internet. Ma qui in zona tra Gaeta, Formia e Idra mi pare ci sia un'associazione. Ci sono diverse associazioni qui che operano nel contesto del golfo. C'è il Grandangolo, il presidente Enrico Duratorre qui su Gaeta, c'è il Circolo Controluce che opera prevalentemente su Formia, c'è un altro circolo su Idra. Diciamo che la fotografia in questo mondo del digitale ha avuto un grande balzo in avanti come apertura al pubblico. Prima era una cosa molto più di elite, perché con la pellicola spesso si veniva frustrati, sì. Oggi il risultato è immediato, per cui le correzioni vengono apportate al momento, e questa, appunto, questa enorme diffusione ha fatto sì che prosperassero circoli fotografici e che comunque che eventi... modo anche per associare, diciamo, i fotografi, i dilettanti, sì, è una, e di migliorare la loro attività. È una cosa aperta a tutti gli amanti della fotografia. Io sono il professionista, ma non ho la presunzione di insegnare niente a nessuno. C'è sempre da imparare. Io sono il primissimo che va ad imparare da altre persone, e da tutti si può imparare. Non è che chi l'amatore è meno bravo del professionista, anzi, noi semplicemente siamo aperti alle persone. Se la conoscete la fotografia, ne parliamo, se non la conoscete ne parliamo insieme. Quindi il 19 maggio c'è il 19 questa... maggio alle 13 abbiamo il rendezvous in banchina Caboto, dopodiché faremo un mini briefing fotografico su quelle che saranno le condizioni di luce che andremo ad affrontare. Speriamo sia una bella giornata. Ma sicuramente io penso che un evento del genere comunque porterà una bella giornata a Gaeta. E poi imbarcheremo e faremo, ecco, una cosa che ci tengo a sottolineare, che con il comandante della barca, con la capitaneria di porto, noi abbiamo strutturato un programma fotografico, per cui un itinerario che ci permetterà di ritrarre al meglio sia la città di Gaeta che le barche in regata. Cioè, noi non usciamo per fare la passeggiata in barca ed il bagno a mare. Magari qualche fotografia vostra potrebbe arrivare sulle riviste specializzate, che ne sappiamo? Beh, quello penso sia il sogno di ciascun fotografo. Io sono stato onorato di vedere mie fotografie sul sito dell'organizzazione, quindi dell'International Maxi Association, e altre fotografie proprio sulla brochure della Rolex, sulla brochure ufficiale. Questo mi onora e mi gratifica da un punto di vista professionale, ma soprattutto anche umano, ed auguro ai ragazzi che decideranno di seguirci in questa impresa di avere lo stesso onore, perché non è che io sarò privilegiato rispetto agli altri. Ecco ragazzi, il 19 maggio tutti sul molo Caboto lì a Gaeta Sant'Erasmo, e assisterete a qualcosa di bello e, diciamo, di interessante. Gaeta andrà sulle riviste specializzate di tutto il mondo, andrà in televisione nazionale e internazionale. È sempre una bellissima pubblicità che si fa sulla nostra città.